volevo vedere i commenti per capire un po' TikTok come aveva reagito, perché di solito insomma quelli su TikTok sono sempre un po' il bastian contrario della situazione. Volevo capire come avevano reagito a quello, cioè alla merda che ho buttato sopra, giustamente, quello sbocco di Blue Lock del secondo episodio. Ci sta, sono d'accordo. Ma non c'è un supervisore che approva gli episodi? Bella domanda. In realtà c'è un ragazzo che ha scritto una cosa interessante perché già avevo letto alcuni commenti. Eccolo qui. Filosofia istantanea. Proprio lui. Il filosofo lo chiameremo. Visivamente. E la cosa bella è che ha ricevuto pure 6 like. Voi non lo vedete, ma ha ricevuto 6 like. Visivamente è molto bello. Poi, sì, non ci sono animazioni, punto. E io già qui direi, visivamente è molto bello. Vabbè, ok, si riferisce ai disegni, ma neanche quelli sono chissà quanto belli. Ma la lamentela sul fatto che parla mentre drift è un'esagerazione. Gli anime sono così. A cosa si riferiva qua? Si riferiva a questa cosa che ho fatto vedere, che lui l'ha definita un'esagerazione. Discorso, gli fa il discorso mentre continua a driftare. Ma soprattutto, qual è il... Che drifta e parla mentre continua. Guardalo. È un'esagerazione. Siamo esagerati. Sono stato esagerato. Lo devo ammettere. Qui sono stato esagerato. Non dovevo denigrare questa bellissima scena di questo tizio che fa la slide in perpendicolare mentre parla. In effetti ha ragione. Ci sono ben 30 commenti. Quindi vediamo un po' le risposte. Anime cartonato giapponese. Se non ci. Esatto, ha ragione Ronco. Anime, due punti, cartone animato, scritto in maiuscolo, giapponese. Se non ci sono animazioni, non è un anime. E poi nessun anime è così. Shonen, i Isener, i Romance, gli Isekai, gli altri anime sono tutti animati meglio di Blue Lock. Ha ragione, ha ragione. Dico che tutti gli anime che hanno scene col ping che si muove e parla. Cos'è il ping? Tutti gli anime hanno scene col ping che si muove. Forse si riferisce al. Con i personaggi che si muovono, ma. Non è esattamente la stessa cosa di Blue Lock, eh? Cioè, non so se voi vedete spesso scene di questo tipo. Io non ne vedo spesso. Secondo me sono cose più uniche che rare. I disegni poi sono anche peggio del manga, ma di cosa stiamo parlando? Ma ovvio, ma comunque sono immagini della Madonna con effetti e scelte artistiche magnifiche. Allora, Filosofia istantanea fa parte del gruppo. Del produttore di Blue Lock, il famoso produttore che vabbè, ma non serve che faccio rivedere per la 70ª volta cosa aveva detto il produttore di Blue Lock, però o fa parte di quel gruppo lì o non si spiega questa difesa a spada tratta, ma che vuol dire effetti della Madonna? Gli effetti della Madonna sarebbero i saghi che gli si colorano gli occhi, che gli viene la nebbiolina viola dietro, quali sarebbero le scelte artistiche magnifiche? Immagini della Madonna con effetti e scelte artistiche magnifiche. Ma sei serio quando parli? Ma ti senti? Hanno usato transizioni PowerPoint, effetti di CapCut, tipo quando Shido lancia il pallone. O hai visto solo quest'anime? Perché veramente non ha completamente senso quello che dici. Secondo me è serio. Secondo me Filosofia istantanea è serio. Perché poi quando sto tizio si mette a ridere, ridi in senso positivo o di scerno? Vabbè, sorvoliamo sullo scherno. Sta ridendo di ciò che hai detto. I disegni sono belli, però non animazioni. Vabbè, i disegni sono ok. Io definirli belli. Sono. Ci sta, non mi dispiacciono i disegni, quello assolutamente. Però. Non sai di quello che parli. Mamma mia, che standard bassi che avete. Se Block fa così cacare. E perché a voi vi sta bene così? Oddio, si è aggiunto un altro filosofo. Che cazzo sta di questo? Che standard bassi che avete? Se Block fa così cagare, è perché a voi sta bene così. Ah no, ok. Pensavo che stava dicendo il contrario. Ha detto una cosa giusta. Ha detto una cosa giusta. Cioè, anche se l'ha scritto in maniera un po' fraintendibile, ha detto che il motivo per cui Blue Lock fa così schifo è proprio perché ci sono persone come voi che non si accorgono che fa così cagare, che gli va bene così. E quindi chi realizza opere, chi realizza episodi di merda come l'ultimo che abbiamo avuto. Si sente legittimato a farlo perché gran parte delle persone non gli va contro. Cioè, gran parte delle persone non si lamenta. Un po' di persone, perché molti si sono lamentati. Un po' di persone non si lamentano di quanto ha fatto schifo l'episodio. E quindi, se non si lamentano, facciamone altri. Questo è il senso. Quindi hai assolutamente ragione. Assolutamente d'accordo. Cioè, in questi casi bisogna lamentarsi, ma non è che si può fare molto, però semplicemente bisogna spargere il verbo e far capire che quello che abbiamo avuto nell'episodio 2 non è accettabile.
Cioè, quando trovi una persona che ti dice, guarda, era bello l'episodio 2, no, stai di una cagata. Bisogna fare così. Così si sparge il più possibile la voce e magari in qualche modo arriva pure ai diretti interessati che hanno realizzato l'episodio, che ma lo sanno pure loro che fa cagare, però semplicemente devono ricevere la giusta shitstorm per fargli capire che in futuro queste cose non devono risuccedere, con altri anime. Ormai con Blue Lock è andata così. Cioè, Blue Lock ormai non tornerà più come a livelli decenti, mettetevi l'anima in pace. Però quantomeno si può evitare che succeda anche con altri anime, magari che interessano pure di più di Blue Lock, facendo capire che quelli che hanno realizzato sta merda sono dei coglioni. Cioè che non si può fare più una cosa del genere. A parte tutto, questo episodio non era sicuramente a livello dello scorso, meglio. Abbastanza meglio dello scorso, sia come contenuti. La seconda parte della partita mi è piaciuta molto di più della prima parte della partita che c'è stata settimana scorsa. Ho capito abbastanza di più tutte le giocate che sono state fatte e in generale, ora, non mi verrebbe da dire che dopo un solo episodio mi sono abituato a questo tipo di qualità, ma a me comunque per certi versi è sembrato anche a livello qualitativo meglio dello scorso. L'unica scena fatta bene è stata un po' il finale, il gol che ha fatto Isagi nel finale. Il resto in realtà mi è sembrato più o meno sullo stesso livello dello scorso episodio, però forse era meno peggio. Cioè, era sempre un episodio fatto male, perché comunque anche qua si muovevano non tanti, forse un po' di più dello scorso episodio, però non era bellissimo da vedere, parliamoci chiaro. Ma comunque mi ha dato vibe migliori dello scorso episodio. E ripeto, non credo sia perché mi sono già abituato e quindi non mi sembra così brutto. Secondo me, per qualche motivo, lo scorso è stato proprio fatto a livelli proprio coi piedi. Questo ci si sono impegnati leggermente di più. Anche se comunque i fermi immagine, i rallenti, il pallone che si muove da solo e tutti che stanno fermi e le solite cagate, anche in questo episodio c'erano e ce n'erano tante. Solo, ripeto, ho percepito meno bruttezza da questo episodio che dallo scorso. E come ho detto, anche a livello di contenuto, comunque, niente di incredibile, perché alla fine Isagi ha fatto le sue solite cose, cioè questa dinamica l'abbiamo già vista anche in altri episodi nella prima stagione, però comunque il modo in cui ha segnato, il modo in cui è arrivato alla conclusione di doversi distinguere, di agire d'impulso e tutto quanto, è stato carino da vedere, quindi unendo queste due cose di certo è molto meglio dello scorso episodio. Non, secondo me, ancora da sufficienza piena, perché con una qualità del genere, insomma, ce ne vuole, secondo me, per ritornare un attimo a un livello decente, ma nel complesso posso dirvi che mi è piaciuto, ci stava. E a parte questo, in realtà non ho molto da dire su quello che è successo con i vari personaggi e le varie cose. Credo che comunque Isagi, dopo questa partita, sia riuscito a guadagnarsi probabilmente un posto da titolare, mo staremo a vedere, ma mi sembra comunque che se l'è cavata egregiamente dalla metà di episodio in poi. E sia perché ha fatto segnare Shido, sia perché ha segnato anche lui, quindi ha contribuito in maniera molto più importante degli altri due tizi che aveva in squadra, sicuramente. E quindi sì, questo è un po' quanto. Ora, mi viene da pensare che forse per il futuro potrebbero stare adottando la tecnica del una partita divisa in tre parti. Cioè, di solito, parliamoci chiaro, in una partita, almeno per quello che abbiamo visto in Blue Lock, la parte finale è sempre quella più adrenalinica, in cui succedono più cose. Quindi potrebbe essere che d'ora in poi vedremo l'inizio delle partite sempre fatto da Kani, come nel secondo episodio, e poi la parte finale della partita fatta un po' meglio, leggermente meglio. Non in maniera normale, perché comunque ripeto che questa qualità è infinitamente peggio della prima stagione, quindi rimaniamo comunque a un livello nettamente inferiore alla prima stagione anche in questo episodio, solo ripeto, io l'ho percepito un po' meglio del secondo, un pochino meglio del secondo, secondo me lo è stato questo, più gradevole da vedere. Non lo so, voi che ne pensate? Vi è sembrato pure a voi meglio o ci siamo solamente abituati allo schifo e quindi non ci abbiamo fatto troppo caso? Block secondo me ha un'ottima storia, che peccato che deve essere trattato così. Più che altro, secondo me è interessante, cioè ha una storia interessante, ma sì, purtroppo in questo caso è un anime sul calcio, non me lo puoi fare così, me lo ammazzi, cioè un anime basato sul calcio, quindi sui movimenti durante le partite, ovviamente lo uccidi. Le particelle che svolazzano tipo wallpaper animato sono quegli effetti di cui parlava il filosofo. Io non ho mai visto nemmeno un episodio di Block, ma la parte prima disegnare era carina. Quindi, non capito, era la prima volta che vedevi un episodio di Block? Sì, ma infatti, cioè, secondo me,
Ora, non so come mai, cioè, mo, a parte tutto, la parte finale dell'episodio, quando Isagi segna, non è male. Cioè, anche qui, non è che hanno fatto un lavoro della Madonna, perché rivediamo un attimo questa scena, cioè... Cioè, è lui che, anche qua, lo trasportano in avanti, quindi non è una scena che la vedo e dico, wow. Però, comunque... cioè, ci sta, non è, non era, cioè, a me non è dispiaciuta come scena, cioè non è che a parte per il fatto che ogni tanto in Blue Lock, ma su questa cosa ormai mi sono abituato, quindi non è che ho molto da ridire, fanno cose al limite dell'inumano, cioè tipo che ogni tanto sembra che si teletrasportano, vanno alla velocità della luce, anche adesso Isagi mette i razzi in maniera quasi sovrumana, quindi sì, potremmo parlare di questo, ma sinceramente dopo una prima stagione in cui ne abbiamo viste parecchie di queste cose... Non mi sembra la cosa più assurda vedere Isagi che fa uno scatto del genere, quindi sti cazzi, cioè non è questo che mi fa dire che brutta scena, troppo esagerata. Quindi sì, a me non è dispiaciuta questa scena finale di Isagi che scatta in avanti. Non era incredibile, ma non era anche male come cosa. Cioè dire che alcuni effetti speciali sono talmente spammati, quello sugli occhi di tutti, che anche quando dovrebbero rendere la scena figa quasi diventa ridicola. Non lo so, purtroppo sta cosa degli effetti a me... Vi dirò, non mi dà più di tanto fastidio, però sul fatto che spammano sti effetti, purtroppo sì. Cioè, nel senso, non... Per ora non è che stanno innovando più di tanto a livello di effetti speciali in Blue Lock. L'unica differenza è che le scene sono un pochino più chiare, però se fai alcuni fermi immagine, tipo il triangolo, sono comunque indecenti. No, allora, le scene che mi sono piaciute di meno sono... Beh, no, più che altro, sapete, una scena che non mi è piaciuta molto sono loro che corrono verso la porta. Quello non è stato proprio... loro che corrono in CGI che sembrano... I giganti di Attack on Titan non è stato bellissimo, però. Cioè, ripeto, rispetto allo scorso episodio tutto è meglio. Sì, vabbè. Sì, ecco, finalmente l'ho beccata. Sì, in effetti, questa scena si poteva fare un po' meglio. Cioè, dai, raga, come si fa a dare una sufficienza? A una cosa del genere? Una scena verso la fine che me la fanno così? Io vorrei... Allora, devo andare su un altro sito per mettere il rallenti, per forza, perché questa scena va vista un po' meglio. Secondo me la palla neanche tocca la gamba di Rin. Ho questo sentore, quindi fatemi vedere un attimo, perché non ci avevo fatto così tanto caso, perché era un po' troppo veloce durante l'episodio. Allora, vediamo un attimo al rallentatore la scena del triangolo. Sempre se ribecco il frame, perché porca di quella puttana, di una difficoltà... Ecco, no, vabbè, sì, a parte... Vabbè, a sto punto vediamo pure questa scena di quando loro corrono tutti verso la porta. Tra l'altro, ma la palla dove sta? Ah, ce l'hanno qua a sinistra, ce l'hanno, sì. Vabbè, sì, non è proprio bellissima, insomma, però... Però il triangolo è decisamente peggio. Ok, cioè, la palla... Cioè, guardate, raga, sembra che non gli tocca neanche il piede. Fammi vedere. Guardate. A parte che sono fermi immobili. Ma poi il triangolo è bellissimo. Cioè fanno vedere una cosa così brutta e poi ci schiaffano sto triangolone luminoso come per farti sembrare che hanno fatto chissà che cosa di incredibile. È una roba orripilante. Rivediamolo un'ultima volta. È una roba orripilante questa cosa. Raga, non gli tocca il piede. Guardate. Non glielo sta toccando. Non gli tocca il piede. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Quindi sì, cioè come si fa a dare una sufficienza a questo episodio? Come ho detto pure prima. Cioè, se per la maggior parte era meglio dello scorso, e ok, ma non è da sufficienza. È una roba orripilante pure questo qua. Cioè, quando hai scene di questo tipo in momenti pure importanti, perché questo qua era il contropiede che poi ha portato al gol, cioè potevano impegnarsi un po' di più, e purtroppo non si può fare molto. Sì, la palla, tra l'altro, vabbè, ma lasciamo stare. Si nota dopo che la palla è in PNG animata. No, ma lasciamo veramente stare. Se High Speed ho dato 0,5 block 0,1, ma no, High Speed penso sia meglio. Posso capire molti frame fermi per chi sa che pensa sempre, ma i pochi movimenti che ci sono fanno pena. No, infatti è vero, assolutamente. Poi non mi ero neanche reso conto della effettiva bruttezza di questa scena fino a che non l'ho rivista adesso, perché durante l'episodio è talmente veloce che non ti dico che non te ne accorgi, ma non sembra così brutta, mettiamola così. Quindi, che voto diamo a questo episodio? Allo scorso ho dato un... 3,
No, questo era Uzumaki. Abbiamo dato di meno a Blue Lock. Ho dato un 2,5 al secondo episodio. Guardate, secondo me, a questo terzo episodio un 4 tranquillo, ma forse pure 4 più. Dai, per il gol finale di Saki, un 4 più. Ah, eccola, Kami Kataguri ci ha mandato una fan animation della scena di questo episodio. Quindi questa qua è un'animazione fatta dai fan. Ah, è questa? Ok, vediamo. Io non vorrei dire niente, ma... cioè... già solo questa corsa qui... vale... tutto Blue Lock, tutti gli episodi, i primi tre episodi che abbiamo visto messi insieme. E probabilmente anche quelli che verranno. Quindi io fossi studio 8-bit, assumerei questo Notl. Mi raccomando, sta su... non lo so, sarà su Twitter, boh, da qualche parte. Assumetelo, perché vi può aiutare molto nella realizzazione di questo bellissimo anime. Quindi, sì, cioè, pensare... cioè, veramente, è tranquillamente paragonabile. È tranquillamente paragonabile, se non pure meglio in certi aspetti, questa fan animation. Quindi pensare che questa cosa l'ha fatta una persona, da solo, un fan, contro uno studio di professionisti, persone pagate per fare quello che fanno. L'ultimo discorso che volevo farvi su Blue Lock è il seguente. Ma veramente voi pensate al fatto che Blue Lock è uno dei manga più venduti in Giappone? Blue Lock, dopo la prima stagione, che comunque è andata abbastanza bene a livello di anche apprezzamento in Giappone, ha avuto 2 anni per fare la seconda. Voi pensate che gli episodi della seconda stagione, così come quelli della prima, non sono episodi completi? Perché all'interno di un episodio, su 24 minuti ci sono 3 minuti tra opening ed ending, quindi già da 24 scendiamo a 21 minuti. In più c'è anche il teatrino che mettono in ogni episodio, che dura 2 minuti praticamente. Dura 2 minuti. Cioè, guardate qua, dura dal 22 al 23:51, sono 2 minuti, quindi togli 3 minuti tra opening ed ending, 2 minuti per il teatrino, 5 minuti, escono fuori degli episodi, in questo caso, da 18 minuti, 19 minuti, scusate. Ma alcune volte, quando non ci sta neanche la scena dopo, cioè, nel senso, raga, sono episodi corti, 18-19 minuti, sono episodi più corti della norma, perché il teatrino finale da 2 minuti mangia un po' di minutaggio, quindi, ma non si può fare una cosa del genere. Cioè, non si può fare. Non lo so, avevano tutti i modi per fare un lavoro migliore, per una serie così famosa, che vende così tanto, ma perché? È uno di quei casi che io non me lo spiego proprio. Cioè, non è come Seven Deadly Sins, che anche lì, per carità, è successo un finimondo, ma almeno Seven Deadly Sins ha avuto 2-3 stagioni, non ricordo di preciso quante, fatte molto bene. Quindi lo posso pure capire, le prime 3 stagioni fatte di Cristo, poi per qualche motivo si è perso interesse, magari non vendeva più, non lo so. È andato in vacca. Blue Lock non l'hanno mai fatto come si deve. E questa è la cosa che non comprendo. Cioè, andava bene, era famoso, vendeva... perché cazzo me lo fai così? Discorso simile che si potrebbe attuare per Tibiate, mo. Il problema di Tibiate in realtà è un altro, e ancora non mi voglio addentrare molto sulla questione The Beginning After The End, perché ancora non è neanche uscito, quindi magari quando uscirà sarà fatto bene. Però, insomma, robe così famose e così anche attese dai fan, sarebbe il caso di trattarle leggermente meglio e di non prendere per il culo chi segue queste serie. Però purtroppo va così. Togli anche i recap... è vero! Se unisci anche il recap, porca puttana, raga, in questo episodio mi sono scordato di nominare il cazzo di recap. In questo episodio, raga, il recap dura 1,5 minuti. Praticamente 1 minuto. Famo un minuto, quindi unisci 1 minuto di recap, 3 minuti tra opening ed ending, 2 minuti di teatrini, sono 6 minuti totali che quasi ogni episodio non ci sono. Quindi gli episodi non sono da 24 minuti, sono episodi da 18 minuti. Non è proprio accettabile fare episodi così corti, così male, dopo 2 anni di tempo, non è accettabile. Quindi, fino a quando non cambierà qualcosa, io non darò mai più una sufficienza a Blue Lock. Fino a quando non tornerà un minimo decente, un minimo.
Non chiedo tanto, un minimo.